Sono anni che i concessionari di spiaggia di Ponte Sasso subiscono considerevoli danni dalla furia del mare, che in caso di cattivo tempo devasta le attrezzature di spiaggia ed erode larghi spazi di litorale. Da anni quindi si chiede che vengano riconsolidate le scogliere soffolte che a causa dei crolli non sono più in grado di smorzare la furia delle onde. Ora finalmente si passa all'azione. O meglio, si preannuncia un intervento che almeno parzialmente salverà la situazione. Lo ha annunciato l'assessore regionale Stefano Aguzzi insieme al sindaco Luca Serfilippi. Davanti a Ponte Sasso vi sono 9 scogliere da consolidare per una spesa che supera i 14 milioni di euro. Grazie alla disponibilità di fondi governativi ne verranno rinforzate 3. Per un costo di 4 milioni 200 mila euro, di cui 3 milioni 8 di fondi che giungono dal Ministero e il resto messo a disposizione dal Comune di Fano. Io ero stato stimolato dagli operatori proprio balneari di quel territorio ad un incontro, mi pare a inizio di questo anno, febbraio, dove si lamentavano fortemente di un'ulteriore mareggiata, eccetera. Partecipammo a quell'incontro insieme ai dirigenti della Regione Marche, prendemmo un po' atto della cosa che io però già conoscevo, ma non c'era allora alcun finanziamento, non c'era nulla di previsto su quel tratto di territorio, né alla Regione Marche era mai giunto un progetto, diciamo così, che richiedesse quel tipo di intervento. Ne prendemmo atto e prendemmo l'impegno. Il caso vuole, per questo dico anche inaspettatamente, che poche settimane dopo dal governo, dal Ministero, che ringrazio, arriva un finanziamento alla Regione Marche molto cospicuo di 38 milioni di euro mirato al dissesto idrogeologico. Io prendo atto di questo finanziamento, c'erano tante attività ovviamente da portare avanti in tutta la Regione Marche in questo settore, io mi permisi di chiedere al Ministero se una parte di quei fondi potessero anche essere rivolti alla difesa della costa. Il Ministero ci disse che doveva sì essere però una cifra molto bassa rispetto alla complessiva, diciamo, cifra erogata. Deliberammo in giunta regionale, proprio una delibera che inviammo al Ministero, che avremmo impegnato non più del 10% di quella cifra per la difesa della costa. Il Ministero la accettò. Io personalmente in quel momento chiesi al Comune di Fano, ai tecnici del Comune di Fano, di redigere velocemente un progetto di massima che riguardasse uno stralcio di 4 milioni. Nel giro di poche settimane questo stralcio arrivò ed era di 4 milioni e 2. Lo inviamo al Ministero e il Ministero ci disse che non andava bene perché noi avevamo indicato massimo il 10%, quindi 3 milioni e 8. 4 milioni e 2 ne mancava un pezzo. Richiamai il Comune di Fano direttamente e gli chiesi di fare una lettera alla Regione Marche di impegno a copartecipare per la cifra mancante, che era 300 e qualcosa che mancavano. Questa lettera arrivò, la girammo al Ministero insieme alla nostra delibera e insieme al progetto di massima, il che è stato inserito nella piattaforma Rendis ed è insieme ad altri 8 interventi approvati, i fondi arriveranno a inizio del prossimo anno. E quindi quando vedremo gli operai al lavoro? Allora, per essere onesti, io deduco che per il 2025... stagione balneare non è possibile attivare questo tipo di intervento, anche perché è un intervento molto complesso, molto difficile. Io voglio pensare che i lavori potrebbero realisticamente partire nella fase autunnale del 2025 ed essere conclusi per appunto l'estate invece dell'anno successivo, quella del 2026.